Le informazioni del figlio arrestato e morta davanti alla caserma. Una storia straziante, quella di una donna di 57 anni di Fiumefreddo, nel Catanese, Concetta Pasticciotto, che ieri notte si era recata nella caserma di Calatabiano dopo aver appreso dell'arresto per furto del figlio ventenne incensurato. Ma il suo cuore non ha retto, si è accasciata davanti all'ingresso della caserma. A nulla sono serviti i soccorsi dei carabinieri e del 118 di Giarre Taormina. La morte probabilmente per infarto. La donna era vedova, il figlio era stato bloccato dai militari assieme a Giuseppe Sebastiano Nicotra, di 32-34 anni, durante un controllo in via Alcantara a Calatabiano, mentre a bordo di una moto Ape 50 trasportavano attrezzi che sarebbero risultati rubati a un'azienda agricola di Francavilla di Sicilia. Due moto Zap, un tagliaerbe e una pompa idraulica. Condotti in caserma, come prassi, i carabinieri hanno avvisato i familiari, ma Concetta Pasticciotto non avrebbe retto l'emozione. Questa mattina in paese, a Fiumefreddo, in pochi sanno di quanto è successo. Solo chi si è trovato a passare davanti all'abitazione di Via Gentile racconta. Stamattina passando, siccome qua c'è l'usanza, quando c'è muore qualcuno, si mettono delle persone davanti alla porta, no? E passando, visto che c'erano delle persone davanti alla porta, la morte di una madre verso il figlio. Ma lei li conosce? Conoscevo il padre, che è morto circa un anno, un anno e mezzo fa. La procura di Catania sulla vicenda ha deciso di non aprire un'inchiesta e ha restituito la salma ai familiari, e i tre indagati sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ma a chiedere l'intervento della magistratura è invece Maurizio Nicotra, che ha un fratello sposato con una figlia della signora deceduta. Nicotra sarebbe stato presente ieri notte, la donna sarebbe morta tra le sue braccia. Secondo il suo racconto, Concetta Pasticciotto si sarebbe accasciata dopo una lunga attesa. È arrivata di sera tardi, racconta, ed è morta prima dell'alba. Voleva a tutti i costi informazioni sul figlio, ma nessuno le dava chiarimenti, le dicevano aspetti, sono in corso accertamenti. All'improvviso, conclude Nicotra, ha sentito calda e poi è svenuta.